La festa dell'Assunta, o Assunzione di Maria, è una delle più importanti festività del calendario liturgico cattolico. Celebrata il 15 agosto di ogni anno, questa ricorrenza commemora l'Assunzione della Vergine Maria in cielo, corpo e anima, alla fine della sua vita terrena. Questo evento, profondamente radicato nella tradizione cristiana, rappresenta non solo un momento di grande devozione religiosa, ma anche un'occasione di riflessione su temi universali come la vita, la morte e la speranza nella resurrezione. La dottrina dell'Assunzione di Maria è stata formalmente proclamata come dogma di fede solo nel 1950 da Papa Pio Dugismu con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Tuttavia, la venerazione dell'Assunzione ha radici molto più antiche nella tradizione cristiana. Già nel V secolo esistevano celebrazioni locali che onoravano la morte della Vergine e il suo passaggio alla vita eterna. Col tempo, queste celebrazioni si diffusero in tutto il mondo cristiano, evolvendosi nella festa dell'Assunzione che conosciamo oggi. L'idea dell'Assunzione si basa sulla convinzione che, essendo Maria la Madre di Dio, preservata dal peccato originale, il suo corpo non potesse subire la corruzione della morte, ma fosse stato glorificato e assunto direttamente in cielo. Questa credenza si sviluppò nel contesto di una profonda devozione mariana e di una visione sacrale del corpo di Maria, come simbolo di purezza e di totale dedizione a Dio. Teologicamente, la festa dell'Assunta rappresenta una delle verità fondamentali della fede cattolica riguardo al destino finale dell'umanità. Maria, attraverso la sua assunzione, è vista come la prima redenta, colei che precede tutti i fedeli nel destino di gloria promesso da Cristo. La sua assunzione in cielo è interpretata come una conferma della promessa di resurrezione per tutti i credenti, un segno di speranza che alimenta la fede nella vita eterna. Il dogma dell'assunzione sottolinea anche il ruolo unico di Maria nella storia della salvezza. La sua glorificazione finale è vista come una conseguenza diretta del suo ruolo di Madre di Dio e del suo consenso alla volontà divina durante l'Annunciazione. La sua assunzione in cielo è, quindi, in relazione alla sua totale obbedienza e cooperazione con la grazia divina, che la rende un modello per tutti i cristiani. La celebrazione dell'Assunta varia significativamente in tutto il mondo cattolico, con una ricca varietà di tradizioni locali che riflettono la diversità culturale della Chiesa. In Italia, la festa dell'Assunta è particolarmente sentita e viene celebrata con solennità in molte città e paesi, spesso con processioni, messe solenni e spettacoli pirotecnici. Uno degli esempi più famosi è il Palio dell'Assunta, che si tiene a Siena il 16 agosto, un giorno dopo la festa liturgica. Questa antica corsa di cavalli, che risale al Medioevo, è un evento che coinvolge l'intera città in un'esplosione di colori, suoni e competizione. In Spagna, l'Assunta è celebrata con grande fervore in molte regioni, con processioni che spesso portano immagini della Vergine Maria per le strade delle città. A Elche, ad esempio, si tiene il Mistero d'Elche, una rappresentazione teatrale sacra che racconta l'Assunzione di Maria e che è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. In America Latina, la festa dell'Assunta è celebrata in molte nazioni con grande devozione, spesso combinando elementi della tradizione cattolica con usanze indigene. In paesi come il Perù, il Guatemala e il Messico, le processioni e le celebrazioni pubbliche possono durare diversi giorni, evidenziando l'importanza della Vergine Maria nella vita quotidiana dei fedeli. L'Assunzione di Maria ha ispirato numerosi capolavori artistici nel corso dei secoli. L'iconografia dell'Assunta è molto rappresentata nella storia dell'arte, con artisti come Tiziano, Rubens e Murillo che hanno creato opere memorabili che raffigurano questo evento. Queste opere non solo esprimono la devozione personale degli artisti, ma riflettono anche le credenze e le aspettative della comunità cristiana riguardo alla figura di Maria.
Nel panorama della musica sacra, sottolineiamo, come esempio, il concerto in Do maggiore per violino, due orchestre d'archi e basso continuo per la Santissima Assunzione di Maria Vergine, di Antonio Vivaldi. Questo concerto testimonia il legame profondo tra la musica e la spiritualità nel contesto del barocco veneziano e riflette l'importanza che la figura di Maria aveva nella devozione e nella vita della Chiesa del tempo. Concludendo, possiamo dire che la festa dell'Assunta è molto più di una semplice commemorazione religiosa. È un'espressione della fede, della speranza e dell'amore che i cristiani nutrono per la Vergine Maria. Attraverso questa festa, i fedeli non solo ricordano l'Assunzione di Maria in cielo, ma trovano anche ispirazione per la loro vita spirituale, vedendo in Maria un modello di virtù e di fede. La celebrazione dell'Assunta continua a offrire un'occasione di riflessione sul significato ultimo della vita e sul destino dell'umanità. È una festa che unisce tradizione e fede, passato e presente, in un atto di devozione che attraversa i confini culturali e geografici, portando un messaggio universale di speranza e di redenzione.